Allora io sono Monsignor Cesare Mazzolari, sono un vescovo Comboniano e da 30 anni sono nel Sudan e sono stato vescovo per gli ultimi 12 anni, ma ho lavorato nella diocesi di Rumbeck per 21 anni ormai. La decisione unanime di autodeterminazione al referendum... È è dovuta alla grande sofferenza militare di guerre, di disastri e soprattutto di oppressione civica, di oppressione tribale, di oppressione religiosa che da secoli va avanti, ma soprattutto da quando il Sud è diventato indipendente dal Stato coloniale che era l'Inghilterra nel 1956, da allora in poi è stato un seguito di guerre, uno dopo l'altro. Il cammino adesso, dopo il referendum, sarà un cammino duro, un cammino dove economicamente eh, avremo povertà. Dovremo trovare la nostra strada. Abbiamo dei giacimenti enormi di ricchezze naturali, del petrolio, dell'uranio, abbiamo ricchezze forestali enormi. La maggior parte della gente non, non è neppure conscia di tutta questa ricchezza e soprattutto non sappiamo come ricavarla. Non abbiamo i mezzi per il trasporto del grezzo, del petrolio non abbiamo i, i, i nostri leaders, eh, dirigenti che sappiano fare ingegneria, che sappiano fare eh, buona eh, amministrazione, eh, avere una buona rappresentanza politica e diplomatica. Ci vorranno dai 5 ai 10 anni di cammino per la formazione dei nostri futuri dirigenti. Il primo compito per poter, per poter lavorare assieme è che veramente facciamo uno sforzo di unire i diversi gruppi tribali del sud. Quindi eh, i denka sono stati favoriti in molti modi eh, nel, nel campo militare e anche adesso nel campo politico. Alcune tribù si vedono emarginate, altre tribù privilegiate. Dobbiamo integrare il popolo del sud, altrimenti non cammineremo. E, dopo questo sforzo dobbiamo emarginare un'altra piaga, che è la piaga di tutti questi rifugiati che scappano dal nord per il grande, il grande assillo che è stato creato da alcune, alcune frasi forti. E, presa di posizione del governo del, del nord che dice imporremo la legge islamica nella sua maniera più fondamentale quindi li ha spaventati la sharia law per cui se rubi ti tagliano una mano e poi le opportunità vostre saranno limitate questo è in riferenza al popolo del sud che scegliesse di stare a, a, al nord del Sudan